La donata è di quelle che non si vedevano da tempo in Forza Italia, con i vecchi volti di area socialista locali e provinciali, compreso lo zoccolo duro del garofano aquilano venuto a Sulmona con una rappresentanza di una trentina di iscritti. La casa di Forza Italia, d'altronde, è quella che ha dato ospitalità ai socialisti post-craxiani da subito, sin dal 1994, portandoli al governo, e non è un caso che a farsene interprete di questa anima riformista e liberale nel centrodestra sia oggi Stefania Craxi, venuta a Sulmona ieri per battezzare l'ingresso negli azzurri di Luisa Taglieri, ex vice sindaca della Giunta Casini, socialista, figlia di socialisti e oggi candidata alle regionali con gli azzurri. È uno spazio politico di libertà che per noi è un valore non negoziabile, che ci consente di trasportare al futuro un riformismo moderno e adatto ai tempi. Questo grande progetto di raccolta all'interno di Forza Italia del popolo riformista, liberale, socialista, che appunto potrebbe trovare, come lo sto trovando io in questo luogo, possibilità di azione e di costruzione. Nell'Italia sognata dal progetto socialista, i valori e i temi che da sempre animano il garofano, a destra e a sinistra. La libertà, la possibilità di tutti di non rimanere indietro e quindi sostegno ai meriti e soccorso ai bisogni, che sono le nostre tradizionali battaglie. I bisogni però in un'elezione regionale sono anche e soprattutto di carattere territoriale e Forza Italia in Valle Peligna rischia di annullare gli sforzi di una rappresentanza candidando nella stessa lista due donne, la consigliera regionale uscente Antonietta Laporta, battezzata da Tajani a Sulmona già 3 mesi fa, e ora la Taglieri. Non lo vedo questa dispersione, ognuno farà il proprio lavoro e cercherà di portare a casa un risultato. Risultato e rappresentanza di cui la Valle Peligna ha comunque estremo bisogno, perché l'Abruzzo continua ad essere una regione a due velocità e nelle aree interne si viaggia sempre a marcia ridotta. Ci vorrebbe un'attenzione migliore per questo territorio, quindi ci vorrebbe un'azione mirata per garantire una presenza qualificata da parte della regione sul territorio della Valle Peligna.